Visto che ho il piacere di avere collegato con noi Matteo Bassetti, primario di infettivologia al San Martino di Genova, ospedale che venerdì è diventato Covid free, almeno così ho letto, immagino che lo sia ancora, chiedo al professore, il governo chiede lo stato di emergenza da un punto di vista clinico, possiamo dire di essere ancora in emergenza sanitaria o siamo in una fase nella quale questa emergenza sanitaria può tornare in maniera prepotente? Professore. Ma allora, guardi, io come abbiamo fatto insieme in questo percorso dall'inizio, guardo sempre non solo a casa nostra, ma guardo anche quello che succede negli altri paesi. Ebbene, dei paesi europei, nella prossima settimana nessuno più sarà in stato d'emergenza, perché è evidente che il Covid-19 ha rappresentato un'emergenza sanitaria soprattutto per il sistema ospedaliero, è quello che ci ha messo tutti in grande ansia quando eravamo a febbraio o a marzo, cioè di trovare il posto per tutti quelli che stavano male, che fosse esso in una media intensità o in terapia intensiva. Ebbene, oggi quegli stessi reparti che sono stati ben organizzati e messi a disposizione della cittadinanza sono vuoti e rimarranno, speriamo, vuoti a lungo, pronti per eventualmente nuovi casi che ci saranno ottobre-novembre. Allora, se avere gli ospedali vuoti vuol dire essere un'emergenza sanitaria, io francamente non lo penso. Oltretutto stiamo creando una informazione non corretta relativamente al nostro paese, cioè all'estero quello che arriva di convinzione è che nel nostro paese le cose siano tutt'altro che a posto, perché quando la Spagna, quando il Portogallo, quando la Francia, che sono paesi che hanno avuto un'ondata simile alla nostra o addirittura superiore, sono già usciti da questo stato d'emergenza e noi invece continuiamo a decretarlo, è chiaro che probabilmente l'informazione che arriva fuori non è quella corretta. Guardi, io ho rapporti praticamente settimanali e quotidiani con colleghi stranieri che ci invidiano per come abbiamo saputo gestire bene la parte sanitaria, la parte medica di questa infezione e mi dicono ma come mai siete ancora in emergenza? Quindi, e io ho difficoltà a spiegarglielo. Quindi da un punto di vista clinico-sanitario secondo lei non ci sono i presupposti per chiedere la proroga dello stato di emergenza? Guardi, oggi noi abbiamo una situazione che riguarda nuovi contagi, che nella maggioranza dei casi non portano ad ospedalizzazione né di alta né di bassa complessità, che riguardano per la grandissima maggioranza casi di importazione. Lei guardi le nazionalità dei nuovi contagi e si renderà conto che riguarda un fenomeno del tutto particolare di alcune regioni. Nelle regioni colpite maggiormente, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, oggi gli ospedali sono vuoti. Chiarissimo. Cioè, fondamentalmente ci sono ancora purtroppo alcuni pazienti che sono un carico a tergo, ma si stanno completamente svuotando. Ritorno tra poco.